Un saluto a tutti signori e come sempre benvenuti o bentornati anche oggi qua sul canale Homo Tenacious Anime in compagnia di Simone per un video che dovrebbe essere abbastanza esaustivo. So benissimo che poi non sarà così, quindi le cose non cambieranno, ma nel mio piccolo cerco di dare un po' di informazioni per far sì che evitiate di leggere articoli, o meglio, evitare di leggerli no, è impossibile, ma che riusciate a capire quando talune cose dette sul web siano delle pure fantasie, delle eresie, delle idiozie, e coniughiamolo così come vogliamo. Stiamo parlando ovviamente di acquisti di, beh, si vede alle mie spalle, dire action figure, nello specifico di Akihabara, che è il quartiere numero uno in Giappone, diciamo tranquillamente non solo a Tokyo ma in Giappone, per ciò che concerne al momento l'acquisto di action figure, e con esso purtroppo tutta quella serie infinita di fesserie, stupidaggini, boiate che possiamo leggere sui social. Ora, l'esperimento di questo video, che tra l'altro viene mutuato da una live, se volete recuperare la live in maniera integrale, è una live di all'incirca 55 minuti, un'oretta, che sta sul canale di Brunga 77, vi lascio direttamente qua il video, il referral link da poterla vedere qua sotto. Questo è un piccolo estratto, un sunto. Noi utilizziamo le parole del bravissimo Bressanini, il quale diceva che giustamente, che l'onere della prova sta a chi fa l'affermazione. Nella fattispecie, se io parlo di unicorni, non devo essere io a dimostrarti che non esistono gli unicorni, ma sei tu che fai l'affermazione, che devi darmi delle prove tangibili dell'esistenza degli unicorni. Sei tu che lo affermi, tu dai la prova. E nel mondo dell'action figure è esattamente la stessa cosa. Abbiamo una quantità infinita di leoni da tastiera, secondo i quali, ecco, da Akihabara sia diventata una mezza delusione. Ora partiamo dalle basi di questo video. Ci sono alcune cose imprescindibili che devono esservi molto molto chiare. La prima è: se non siete mai stati in quel quartiere, non avete diritto di replica, non potete assolutamente parlare. Non vale il sentito dire dell'amico, del cugino, non c'entra nulla. Se non ci siete stati, non avete diritto di replica. Se ci siete stati una sola volta e magari di sfuggita, ma non avete fatto acquisti, beh, purtroppo si ricade nel caso precedente. Non avete diritto di replica. Solo, e dico solo, se ci siete stati più volte, avete fatto degli acquisti, ma sapendo tra l'altro con dati alla mano quanto costavano le figure in quel momento e quanto vi sarebbero costate comprandole sul suolo italiano, bene, solo e solo in quel motivo, e comunque nuovamente con dati alla mano, allora in quel caso avete il permesso, il diritto di replica e di lasciare anche dei commenti qua sotto. Noi abbiamo fatto un piccolissimo esperimento, abbiamo trascorso un tempo veramente risibile per un video di questo tipo, due orette e mezza circa sul web, andando a prendere dei video completamente a caso, quindi non abbiamo fatto il cherry picking, andando a cercare dei video particolari dove si esacerbavano le differenze. Il primo video, anzi l'ultimo pubblicato in ordine di tempo nel momento del girato, in cui qualcuno, che non siamo noi, che stava a Tokyo, ha fatto delle riprese di negozi di action figure. Abbiamo semplicemente visionato questo video, messo in pausa dove si vedevano chiaramente i prezzi delle action figure e poi li abbiamo cercati su degli store italiani, né più né meno. Quindi quello che vi sto dicendo è: non abbiamo fatto una ricerca puntuale, ma semplicemente pescato nel marasma. Siamo probabilmente sul picco della gaussiana, della distribuzione media. Ebbene, abbiamo preso 13 action figure, magari mentre parlo le vedrete slidare tranquillamente qua sotto, e ripeto ancora 13 a caso. La differenza è semplice e agghiacciante. 13 action figure, passando dalle price, dove la differenza è di 10-15 euro, a un middle range, dove la differenza può essere 25-30-40 euro, fino a delle figure alto spendenti, solitamente le 1-4, che vedete qua, che per motivi di spedizione costano molto molto, arrivate qua in Italia, qui le differenze sono nell'ordine abbondante, ripeto abbondante, del centinaio di euro. Ebbene, quindi fra le più costose e le meno costose abbiamo una differenza di somma totale 930 euro, il che vuol dire che facendo una ricerca, ripeto ancora velocissima, in un pomeriggio del mese di settembre, senza fare del cherry picking, prendendo 13 figure a caso, abbiamo 930 euro di differenza fra ciò che veniva venduto in quell'istante da Akihabara e quello che compriamo in Italia. Indi per cui credo che abbiamo finalmente smarcato una volta per tutte che
tutti coloro che stanno dicendo che Akihabara è diventata una trappola per turisti, sta dicendo delle fesserie grosse quanto un appartamento, delle stupidaggini, delle boiate colossali. Questa è la prova, qui ne abbiamo parlato. Se qualcuno, ma ripeto, solo se ne ha il diritto e l'occasione, vuole replicare, lo può fare qua sotto. Speriamo al momento di avervi dato un'indicazione di massima. Io vi ringrazio per questo breve video e vi lascio la visione totale della live, che sicuramente è più esplicativa. Grazie ancora, un saluto a voi e ai vostri cari da un po' un inalberato Simone di Omotenashi Anime, che finalmente vi dà, come si dice, come dicono quelli bravi, la vera verità sull'action figure da Akihabara. Buona giornata a tutti. Gianè, bye bye.